L'Italia conferma il trend positivo degli ultimi anni per quanto riguarda la crescita del turismo in tutto il paese. Aumentano il numero dei passeggeri, crescono le tratte e si differenziano le mete, non solo più quelle tradizionali. Intanto c'è un tasso significativo di crescita. Pensi che su base mondiale da 1,2 miliardi arriveremo a 2 miliardi di viaggiatori da qui al 2030, che vuol dire che tutte le grandi destinazioni cresceranno. Ci saranno arrivi soprattutto da paesi del sud-est asiatico e l'Italia sarà una delle destinazioni che crescerà in maniera significativa. E Milano, proseguendo sulla scia di Expo, non è da meno. Solo nel 2019, infatti, sono stati ristrutturati e riconvertiti ad uso turistico ben 17 vecchi edifici. Merito della crescita è anche la sempre più forte integrazione tra il settore del turismo e il sistema di trasporti, primo tra tutti quello aeroportuale. A livello di sistema siamo cresciuti, se ricordo bene il numero, del 4,4%. Ovviamente Linate è calata perché per 3 mesi è stata chiusa e Malpensa è esplosa, è andata fortissimo. Però un calcolo che abbiamo fatto è che se valutassimo Malpensa al netto del trasferimento da Linate, la crescita sarebbe superiore al 9, tra il 9 e il 10%, quindi è il terzo anno consecutivo che Malpensa, nonostante sia il secondo aeroporto d'Italia, quindi i volumi complessivi sono alti, non è facile fare crescite percentuali elevate su volumi già di base alti, è il terzo anno di seguito che cresce tantissimo. Quindi. E Malpensa ha chiuso il 2019 aggiudicandosi l'ottavo posto nella classifica degli aeroporti più collegati al mondo per il numero di paesi e delle tratte. Sono infatti 75 i collegamenti intercontinentali con 44 paesi. Ci sarà sia un'estensione del network, quindi il network di rotte continuerà ad aumentare, soprattutto quello intercontinentale, ma non solo, e sia uno sviluppo del traffico, probabilmente meno impetuoso di quello degli ultimi anni, perché la domanda un pochino si è raffreddata, ma noi continuiamo a crescere. Ma ora l'attenzione è già spostata verso le Olimpiadi 2026, per cui sarà necessario migliorare ancora di più l'accessibilità infrastrutturale degli aeroporti lombardi, soprattutto per Malpensa, visto che presto a Linate arriverà la nuova metropolitana. Faremo un piano che prevedrà diversi investimenti per guardare nel lungo periodo, sicuramente serviranno anche gli investimenti di altri, però, perché per quanto riguarda le infrastrutture di accessibilità, in particolare a Malpensa, sono infrastrutture non nostre. Su questo c'è però un ottimo livello di condivisione con gli altri soggetti coinvolti, quindi con la regione, con lo Stato, con il Ministero dei Trasporti e anche con le Ferrovie dello Stato per andare a rafforzare e potenziare le infrastrutture di accesso a Malpensa.